Eccola ragazzi, buon pomeriggio e bentrovati in questo secondo appuntamento della giornata. Orari un po' strambi, ma tanto siete a casa, quindi non è vero, non tutti non state lavorando, tanti non stanno lavorando, qualcuno no, però i miei video vi arriva sempre la notifica se l'avete attivata, se siete iscritti al canale, se no non vi arriva una cippola. Quindi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, iscrizione al canale, tanti commenti, mi piace leggere i vostri commenti, è il mio pane quotidiano. Allora, partiamo subito, veloce, perché poi l'avete vista la copertina, c'è tanto denaro che gira, ma adesso ne parliamo ragazzi, perché ci sono delle grosse novità ufficiali, attenzione, perché questo vuota il sacco, adesso ha detto tutto lui. Non sono travisamenti, cose, ha detto tutto lui. Ma prima faccio un preludio all'intervista di Pioli prepartita con l'Atalanta, perché in questo prepartita era molto, molto cazzuto, molto, molto nervuto, molto sicuro di sé, ha risposto molto seccamente, a volte anche pacatamente, però comunque risponde. Poi due cose in particolare mi sono segnato da raccontarvi. Uno, che ha chiesto lui di non rinviare la partita con l'Empoli, cioè sapete che c'è di mezzo adesso, c'è Atalanta, ok, poi c'è Lazio venerdì prossimo, poi c'è l'Europa League e subito dopo domenica c'era l'Empoli. Ha chiesto lui di non rinviare la partita con, di non spostarla lunedì, cioè, è la possibilità di riposare un giorno in più. Ma io non sapevo che avremmo giocato domenica alle 15. Cioè, io a volte rimango basito dall'espressione. Cioè, è molto, molto ingenuamente fa queste espressioni. E l'altra che mi sono segnata in una conferenza stampa ormai noiosa, dai soliti toni banali, dice sempre le stesse cose. A parte dire io non ho 11 giocatori, ce n'ho molti di più. Noi lotteremo sui fronti, ma ricordatevi che io non ne ho solo 11, no? No? E non me ne ero accorto. A me sembra invece che utilizzi sempre. Fai fatica a utilizzare un po' gli altri, Ha bacchettato anche Ciucuezze. Ah, se l'ha bacchettato, Deve lavorare di più Ciucuezze. Deve lavorare di più. Fallo lavorare di più. Non è che lui da solo, tu fallo lavorare di più. Ma a parte questa, l'altra curiosità è quella riguarda. Gli hanno fatto una domanda appunto sull'Atalanta, che affronteremo comunque domani. Partita complicata. Su Charles de Cattelar, che ovviamente è rinato con Gasperini. Complimenti a Gasperini perché gli ha trovato la posizione giusta. Perché? Cioè, ti rendi conto di quello che hai detto, no? Complimenti a te perché hai trovato la. Perché tu non eri capace. Cioè, hai ammesso candidamente di non essere stato capace di trovargli la collocazione in campo quando questo ha urlato in tutti i modi che lui gli piace giocare come punta, come seconda punta, a fianco dell'altra punta, eccetera, eccetera. Ma a parte ciò, hai ammesso candidamente. Cioè, facendo un complimento a Gasperini, hai detto: io non sono stato capace di trovargli la collocazione. Cioè, capite ragazzi? Capite qual è la cosa che fa rimanere non neanche incazzati, basiti da questo atteggiamento? E attenzione, perché si sta già parlando che quantunque non vincesse anche l'Europa League, perché il campionato la vedo complicata, comunque non è detto che non rimanga. Si dice che, vabbè, ma se arrivasse in semifinale e il Liverpool ci battesse in semifinale, vabbè, comunque Pioli ha le buone chance. Non lo vogliono mandare via questo, ragazzi, non lo vogliono mandare via, cioè io non lo so, ma fin quando noi tifosi non ci rigiriamo, non facciamo qualcosa, non cambierà nulla. Ma chiudiamo il discorso di Pioli, lasciamolo fare, vediamo domani cosa combina, al massimo ne riparliamo domani sera, ragazzi. Vediamo noi. Jerry Cardinale torna a parlare di Milan, questa volta in maniera ufficiale, in un'intervista a Calcio e Finanza, parla di ipotesi smentite poi ovviamente di vendita del nuovo stadio e il futuro del calcio italiano, eccetera eccetera. In un colloquio appunto con Calcio e Finanza, parte dal vendor loan con Elliott, che comunque ha creato tante dubbi, tante perplessità, appunto il vendor loan su questo prestito che Cardinello avrebbe fatto con Elliott. Lui dice: io ho lavorato 20 anni in Goldman Sachs, e dice: rido se qualcuno mi ritiene così sprovveduto da prendermi un debito da rimborsare in solo 18 mesi.
lui dice che è al Milan per restare a lungo e dice: dipendessi da me, starei qui per sempre. Un metro e mezzo lungo. Quel che è vero, poi dice lui, dice quello che è vero è che bisogna tener conto soprattutto dei movimenti economici, soprattutto all'interno del nostro paese, dell'economia globale. E non c'è dubbio che in Medio Oriente comunque c'è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport e già comunque comincia a entrare nel discorso. Quindi le visite che lui fa spesso in quella zona sono legate soprattutto alle partnership, agli affari che il Milan ha, appunto. Milan comunque ha lo sponsor come fa gli Emirates, Casa Milan ha un ufficio lì, l'abbiamo già parlato nel passato, eccetera eccetera. Ma quello che però sembra sfuggire alla maggior parte di noi, no, che noi ci incazziamo a maggior ragione, è che il lavoro di Cardinale, ragazzi, sostanzialmente è gestire i soldi degli altri. Il Milan fa parte di una galassia di materiale, che di aziende che Cardinale gestisce, attraverso le quali fa ottenere ai suoi clienti delle plusvalenze importanti. E quindi, nella logica delle cose, è normale che vada a cercare altri investitori dove può trovarli, per esempio appunto in Medio Oriente. E lui dice: in questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente, ok, interessati a investire appunto nello sport, e noi Cardinello Redbird siamo apertissimi a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi e contribuire al Milan e contribuire alla costruzione del nuovo stadio, ok, oppure come azionisti minoritari, lo dice chiaramente, in qualità di partner con un valore ovviamente aggiunto. Il problema è che il pensiero di Cardinale, infatti, è quello di rivendere il Milan, ragazzi, non ci sono cippole. Lui l'ha comprato a 1,3 miliardi, ok, e con lo stadio è sicuro di poter aumentare notevolmente il suo valore. E quindi vendere in questo momento, come vi ho già detto, non è un affare conveniente per lui. Anche perché lui pensa che c'è veramente del potenziale, perché pensa che l'AC Milan sia uno dei 5 brand del calcio europeo più conosciuti al mondo. E questo magari è anche vero. Quindi capite che sta pensando a una mera questione di speculazione. Sullo stadio e sulla telefonata a Zango, lui lo conferma. C'è stata. È inutile che poi ci sono le battute su che non fa la chiamata in galera. No. L'ho detto lui, a Calcio Finanza, ragazzi. Lui dice che per fare il salto di qualità tante volte serve molto spesso uno stadio appunto di proprietà. E lui ammette appunto di aver parlato con il proprietario Zhang. Lui dice: sono pronto a costruirmi lo stadio da solo, ma sono aperto anche ad altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l'Inter. Questo ha detto chiaramente Cardinale. Poi aggiunge che è assolutamente contrario alla Superlega, che è giusto rispettare la UEFA, la ECA, la FIFA e tutti gli annessi connessi. Chiaro, questa qui è una bella slavazzata ai poteri forti, io lo dico senza peli sulla lingua, non mi interessa, perché è giusto così, perché questo vuole fare. Insomma, Cardinello cosa dice in questa intervista in parole povere, ragazzi? Dice, ammette che ha contattato l'Inter per chiedere di fare lo stadio insieme, perché noi in Milan, ricordatevi che ha comprato i terreni a San Donato, attenzione, non per 40, per 20 milioni, che comunque un orto 20 milioni, un terreno 20 milioni non è poca roba, no? Però dice che è disposto a collaborare e a trovare anche la possibilità di fare lo stadio insieme o a Rozzano, dove vuol fare l'Inter, o a San Donato. Bisogna vedere, tutto è possibile, dice, attenzione ragazzi, tutto è possibile. E dice anche che è aperto gli investitori, che sta cercando, ha avuto contatti con Investcorp, con PIF, con NIF, con Trift, tutti quanti, ragazzi. Cosa ci fa capire questo? Che sta cercando disperatamente investitori. Sta cercando, ripeto, se non l'avete capito, disperatamente investitori.
Lui personalmente non ha un portafoglio, lui gestisce i soldi degli altri, ok? Red Bird è come un polipo, è un polipo con tanti tentacoli, con i tentacoli in pasta ovunque. Questo è Red Bird. Lui gestisce i soldi di altri e deve fare fruttare i soldi di altri. Purtroppo il Milan è caduto in questa rocambolesca situazione di un fondo che ragiona in questo modo. Bene o male tutti i fondi ragionano in questo modo, ma ogni fondo ha un responsabile, un proprietario che ragiona a suo modo, chiaro. Il fondo, che ne so, il CES, il fondo arabo, hanno investito tanti soldoni perché credono che investendo immediatamente con tanti soldi per i calciatori si possa migliorare, si possa passare a quel punto di vista lì. Lui no, lui ragiona in un altro modo, lui ragiona con l'equilibrio economico, ragiona con tanto entra, tanto esce, questo è. Ed ora è alla ricerca di soldi per fare lo stadio. Punto. Ed ora ha contattato veramente Zhang per provare a fare lo stadio insieme. Punto. La realtà dei fatti ad oggi è questa. Tutto il resto sono chiacchiere e stronzate. Quindi non è che lo sto dicendo io, che sono signor nessuno. È una sua intervista dalla sua bocca a Calcio e Finanza. Ok? Punto. La verità è questa. Non è una situazione che mi piace, assolutamente no, è una situazione che mi fa riflettere, mi fa pensare, oddio, in che mani siamo finite? Cosa farà questo per noi? Mi viene a pensare questo, quindi cosa faremo col mercato dei giocatori se stiamo cercando come pazzi i soldi per lo stadio? Faremo le nozze con i fichi secchi ancora quest'estate? Quindi Pioli rimarrà ancora perché non vogliono spendere soldi per un altro allenatore? Io queste domande me le faccio, sollecito ragazzi. Io non voglio galleggiare, quarto posto, terzo posto, quinto. Io voglio vincere. E con questo, vincere è l'ultima cosa che interessa. A questo interessa fatturare, incrementare valore, vincere. Non gliene frega una cippola, ragazzi. Questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi o domani, che adesso vado a lavorare. E addio!